Aggiorno, mini, elicoidali, ritratti. Di cosa sto parlando? Facciamo partire il contributo. I collegamenti verticali non meccanizzati e, in particolare, le scale, hanno rappresentato nelle diverse epoche un elemento funzionale suscettibile di forte valenza architettonica. Ed anche nella progettazione moderna e contemporanea, esse svolgono, oltre alla funzione meramente utilitaria, anche un importante ruolo nella composizione architettonica dell'edificio. Quando sono collocate all'interno della medesima unità abitativa e collegano livelli diversi di un'abitazione, si fondono con lo stile e l'arredamento e assumono sempre più spesso anche un elevato valore estetico. Che abbiano geometrie imponenti o minimali, fatte salve le disciplinate peculiarità di agibilità e sicurezza, si chiede loro che siano sempre in armonia con gli ambienti circostanti, che creino la necessaria comunicazione tra gli spazi, senza che ne sia interrotta la continuità. La tradizionale scala in muro lascia di frequente il posto a formule nuove, dette a giorno, in cui la struttura in cemento è sostituita da materiali come il legno, il ferro o l'alluminio, la cui modularità consente di formulare soluzioni personalizzate specifiche e di grande effetto oltre che di estrema praticità. Cari amici di Canale Italia e di Punto Verde TV, ben ritrovati in mia compagnia. Siamo all'ultima intervista, è appena terminato un servizio che aveva come attrice principale La Scala, estremamente interessante, noi vorremmo rimanere nell'argomento. Passione, fiducia, integrità e coraggio sono i suoi valori. Nasce nel 1974 e da più di 35 anni è leader nel settore delle scale d'arredo per interni, in Italia e nel mondo. Un laboratorio di progettazioni innovative, tecniche e di design, realizzando sempre nuove soluzioni che hanno affermato La Scala come componente d'arredo degli spazi contemporanei. Per la prima volta a Punto Verde TV parleremo di scale con un graditissimo ospite, è il dottor Davide Solaroli, che rappresenta la Rintal S.P.A., leader nella produzione di scale. Esatto, buonasera. Buonasera. Quando ci si trova a dover pensare ad una scala interna in casa, sia che porti a un soppalco che a un diverso piano della casa, bisogna prendere in considerazione molti aspetti: normativi, ergonomici, strutturali, di sicurezza e non ultimo estetici. Qual è, secondo lei, il più importante? Bene, a dire il vero, non, tra quelli che lei ha citato, non ce n'è uno veramente più importante, in quanto tutti contribuiscono alla creazione di una soluzione ottimale. Direi che in questi anni l'esperienza di Rintal e la capacità di questa azienda è quella di creare ogni volta il compromesso, di trovare ogni volta il compromesso migliore mediando tra i vari aspetti. In quanto una soluzione che possa chiamarsi tale non ne deve trascurare nessuno, e non è solo una questione di esperienza o di anni nei quali Rintal ha sviluppato vari modelli e si è confrontata con progetti di tipologie molto diverse, ma è proprio la creatività, l'innovazione tecnologica che sono, direi, la chiave fondamentale per trovare ogni volta la soluzione migliore. Quali sono le caratteristiche delle scale a chiocciola e di quelle a rampa, in modo da non doverci pentire della scelta fatta? Beh, è abbastanza facile, nel senso che in alcuni casi la scala a chiocciola è una scelta per motivi stilistici o magari proprio estetici, fine a se stessa, perché lo stile, il design di una chiocciola può essere accattivante in certe situazioni, però normalmente la vera discriminante è lo spazio a disposizione. Fuori nel solaio, di dimensioni abbastanza limitate o spazi ristretti, portano quasi sempre alla scelta di una chiocciola. E la modulare o la scala rampa occupa degli spazi, ha degli ingombri ben diversi. Quindi di solito la soluzione, la scelta è abbastanza netta, non ci sono molti ripensamenti a riguardo. Per finire la nostra intervista, andando sul sito Rintal, si può configurare direttamente online la propria scala e vederla variare subito sullo schermo in base alla scelta della struttura e dei materiali. Cosa si sente di consigliare a chi si improvvisa architetto della propria casa utilizzando questo autoconfiguratore innovativo?
Sì, è abbastanza innovativo come strumento, specialmente applicato alle scale. Il consiglio che potrei dare, insomma, è quello di utilizzarlo senza troppi problemi. È molto user friendly, è facile da utilizzare. È un configuratore necessario oggi nella gamma dei prodotti Rintel, perché specialmente negli ultimi anni le variabili, l'ampiezza di gamma è aumentata tantissimo, arricchendosi di modelli nuovi, di soluzioni, di materiali, di finiture. Per cui è veramente utile uno strumento che ci aiuti a creare, a personalizzare la nostra scala. Prima di concludere, mi sento ironicamente di dire che è proprio vero che il mondo è fatto a scale e c'è chi scende e c'è chi sale. Bene, salutiamo e ringraziamo il nostro ospite, augurandoci di riaverlo ancora in trasmissione. Sono sicuro che di approfondimenti anche nel settore delle scale se ne possono fare davvero tantissimi. Sì, certamente.